come diceva Giovanna, per quanto riguarda, diciamo, la misura della bicicletta, dipende dal tipo di bicicletta. Le mountain bike ormai, quelle moderne, vanno, diciamo, a misure tra virgolette standard. Per esempio le S vengono, la misura S viene usata a persone più basse di 1,70 m, la misura M viene usata da 1,70 m fino a circa 1,80 m, e L da 1,80 m in poi, e poi mi sembra che esista pure la XL per persone più alte di 1,90 m. Comunque, Senti, ma ML sarebbero le dimensioni del telaio nel del triangolo, complessivo, no? Però se uno la compra esatto. usata, come fa a No? capire se Dovrebbe è dirglielo chi la vende, a parte che su alcuni tipi di biciclette è scritto vero? Ah, si vede sul comunque. telaio, sì. No, la domanda è Poi questa, come... perché anche l'usato viene consigliato, anche dalla stessa guida americana, se trovi un Assolutamente. buon usato di qualità, prendilo piuttosto che Infatti, una da pochi soldi ed eviti, si rompe subito, quando acquistiamo una bicicletta usata dovremmo far caso se è una misura che no? vada bene per noi. Biciclette da corsa fanno riferimento soltanto a questo tubo qui, che è il tubo orizzontale, che è poi quello che dà, diciamo, la postura sulla bicicletta, visto che comunque più lungo è questo tubo, insieme all'attacco manubrio, più saremo sdraiati sulla bicicletta, quindi avremo più una postura da, volendo da corsa, rispetto a una postura un po' più da passeggiata, che è un po' più elevata. Nel caso del ciclismo urbano è potenzialmente raccomandabile una postura, diciamo, un po' più alzata rispetto al manubrio, perché innanzitutto è più comoda, anche se il posto sembra strano, comunque diciamo è più comoda perché alla fine il peso viene scaricato più da una parte posteriore, quindi i muscoli del collo non vengono molto sollecitati. Più si sta sdraiati, più si tende a dover alzare il collo per guardare davanti, e anche le spalle in questo modo vengono meno sollecitate. E quindi è importante anche l'attacco manubrio, perché alcune biciclette mountain bike, soprattutto di ultima generazione, tendono ad avere degli attacchi manubrio molto paralleli al terreno e orizzontali. In quel caso, o facciamo l'abitudine, o con una spesa aggiuntiva dovremmo sostituirlo e prendere uno più reclinato. Decathlon, per esempio, vende anche alcune biciclette che ce l'hanno regolabile in base un po' alle esigenze di tutti noi. Diciamo, per l'altezza della sella invece dobbiamo fare attenzione, mettendoci sulla bicicletta, mettendo la pedivella o destra o sinistra, uguale, nella posizione più lontana rispetto, volendo, ecco, come riferimento al nostro ginocchio, dobbiamo vedere quanto è tesa la gamba, che non deve essere troppo tesa in questa maniera, né deve essere troppo raccolta. Se è troppo raccolta non riusciamo bene a distribuire la forza della nostra gamba, e quindi avremo meno efficienza nella pedalata. Se è troppo tesa potremo però infiammare dei tendini, tipo questo qua dietro, tipo dei tendini del polpaccio. Quindi la posizione ideale, diciamo, si stabilisce proprio cercando questa semiflessione della gamba, che non deve essere... Qui, per esempio, potremmo ora leggermente andare più avanti, no? Ah, la misura va sempre presa poggiando il piede sul pedale a questa altezza qui. Quindi facendo questo diciamo, controllo dovremo avere una gamba che più o meno è così. Questo potrà per tanti di noi portare a dover poi, quando si scende la bicicletta, stare sulle punte. E non sempre tutti si trovano a dover stare in questa posizione. Soprattutto quando la Esatto. Quindi è raccomandabile comunque, se si deve... Il fatto di non poter poggiare bene i piedi per terra, averla un po' più bassa rispetto a un po' più alta. Si perde un po' nell'efficienza della pedalata, però si acquisisce più poi questa sicurezza. sicurezza in ambito urbano dove non ci sono le piste ciclabili, non puoi avere Esatto. un percorso protetto, sia in mezzo alla strada, se non ti lasciano un metro e mezzo che dovrebbero Cioè, lasciarti, questa è no? più o meno la posizione E tu, ideale, però se si deve basta. scegliere tra sicurezza... No, ci sono le foto di quelli che mettono l'asta dietro, Ah, è così. vero. L'hai vista?
senza per avere lo spazio. In genere la sella rimane più alta del manubrio? In genere sì. Sì. Poi dipende sempre dal manubrio, dall'attacco manubrio come. Diciamo che potrebbe andare bene, tu sei tra quelle altezze in cui andrebbe bene sia una L che un XL, un po' come io sono 1,75, andrebbe bene una L o una L, però alla fine ho scelto una L, dipende anche... Anche io non ho scelto quella superiore. Dipende un po' come anche come sei abituato a portare te la bicicletta, come ti ci trovi. È chiaro che all'acquisto di una nuova bicicletta andrebbe sempre diciamo, avere l'opportunità di doverla provare. Il negoziante dovrebbe lasciarci questa possibilità, di farci almeno un giro per provarla. All'acquisto di una vecchia bicicletta di misura X, noi possiamo anche chiedere di provarla proprio per sentire sulla schiena come scarichiamo il peso avanti o dietro. Per te una L e un XL credo che vada bene. Tu mi devi comprarla, una devo fare una con la struttura in alluminio o con acciaio? Certo. L'alluminio è leggero, di solito, quindi dovrebbe essere. Allora, spendi di più e pesa di meno, immagino, non sta sbaglio. Bella domanda. Quella rossa che parla sempre dello spostamento a casa lavoro, naturalmente. Quella leggerità deve alluminio acciaio, per dire. Quindi? Che tu sono a giro di Italia, sì, quello è carbonio. Quello è carbonio. Allora, il mercato delle bici in acciaio ormai lo trovi solamente su bici vecchie. E le nuove vengono vendute tutte in alluminio. Questa è anche una politica differente. La bicicletta in acciaio ha dei vantaggi e dei svantaggi. I vantaggi sono che se manutenzionata bene, quella in acciaio è immortale. Però diciamo devi avere delle accuratezze e attenzioni particolari, soprattutto in inverno, perché l'acciaio può far la ruggine. Sì, esattamente, questo è un altro degli svantaggi. La bici in alluminio è sicuramente più leggera, è sicuramente al giorno d'oggi più conveniente, l'unica cosa, il telaio è tra virgolette un po' più fragile. L'acciaio è un materiale diciamo, che subisce delle sollecitazioni di tipo plastico, non è elastico come l'acciaio che ritorna nella sua forma originale, l'alluminio se si piega rimane piegato. Comunque oggigiorno per comprare una bicicletta in acciaio o vai su alta gamma che sono acciai particolari, leggeri, oppure compri una porta così. Questa lì è la porta cortese. Questo è acciaio cinese questo. No, non c'erano. No. Anche sulle forcelle ammortizzate. Anche sulle forcelle ammortizzate ci sono diversi pensieri e filosofie, nel senso le forcelle ammortizzate servono più che altro a chi fa fuori strada. Nell'utilizzo urbano sì, ben vengano, però hanno bisogno di più manutenzione rispetto a queste che è la forcella rigida. Sì, sì, sì. Però devi avere delle buone forcelle, nel senso hanno necessità di un cambio di paroli ogni tanto. E se sono ad aria devi controllare le guarnizioni della tenuta dell'aria. E diciamo che una buona mountain bike con dei copertoni validi, se messa alla pressione giusta, che è intorno a 2,3 bar o 2,5 bar, aiuta quasi allo stesso modo. 3
più per l'utilizzo stradale, senza il fondo sconnesso. Se la sgonfiamo un po' aumenti il rischio di pizzicature, però sicuramente il comfort migliora tantissimo, anche per la